Presento, sono segretario del Circolo Giustizia e Libertà, che è un circolo storico, apolitico, è fondato da Ferruccio Parri in un scantinato in via Andrea Doria, dove si riunivano i partigiani azionisti durante l'occupazione nazista. A questo circolo hanno fatto parte parecchie persone, ricordo Aldo Garrosci, ricordo Ernesto Rossi, ricordo l'attuale presidente che è il figlio di Pino Albertelli, Magilia Tedesco, Adolfo Battaglia, Gennaro Sasso, insomma c'è una, non molti iscritti, ma una intelligenzia del passato, sicuramente il passato, noi oggi siamo dei buoni, cattivi e pigoni, ahimè. Ma insomma, noi cerchiamo di fare molto scuola politica, proprio riprendere il discorso dei valori, parecchia memoria. Credo che anche l'excursus che ha fatto Fabrizio mischia molto radicali, democratici e mazziniani. Insomma, in realtà voglio dire, sono dei filoni ben diversi. Cioè, Giovanni Amendola è ben diverso da Mazzini, Mazzini era ben diverso da Cavallotti. I radicali oggi, insomma, gli ultimi radicali che sono una costola del Partito Liberale, quando Pannella uscì dal Partito Liberale con Eugenio Scalfari e Pannunzio. Credo che anche insomma, poi, insomma, il Partito Radicale diventa un partito personalista, quindi ben poco, non ha nulla a che fare col mondo radicale, secondo il mio modo di vedere. Insomma. Tutto, il mondo radicale era tutto meno che il personalismo politico. Insomma. E anche la Emma Bonino un po' segue queste orme, seppure con personalità molto, molto forti. I partiti non sono, come dire, personali, sono dei cittadini che si iscrivono, e quindi non credo che oggi i radicali rappresentino quello che era la storia del Partito Radicale. Assolutamente non lo rappresentano, assolutamente. Lasciamo proprio da questa considerazione. Sì, questo è sicuramente uno dei temi, bisogna, come dire, ricostruire, come diceva, la cultura politica partendo dalla base, complesso, perché credo che non, oggi, come devo dire, le identità personali sono talmente forti che sradicare questa cultura è difficile, però ci si può provare senz'altro. Noi veniamo da 3 giorni a Ventotene. Per parlare di Spinelli, Altiero Spinelli, un altro che insomma, è stato vicino a Giustizia e Libertà, al federalismo europeo, a Ernesto Rossi, a Eugenio Colorni, sono tutti uomini che oggi sono molto dimenticati, ma che insomma, basta leggere i loro testi e tutto è importante. Si può fare scuola politica, ora insomma credo che fare scuola politica sia importante, ma per tutti i partiti oggi attuali, usano parole in maniera secondo me un po' sconnesse, insomma, rivoluzione liberale che sono dei motti di Berlusconi, insomma non sapeva neanche cos'era Piero Gobetti, insomma. E molti di noi, ahimè, non sanno chi era Piero Gobetti, quindi voglio dire che è stato uno dei più grandi uomini politici morti a solo 25 anni. Ma secondo me si può fare scuola politica, questo sì, secondo me se lo si può fare. Vorrei che vi presentaste anche voi, siete nuovi, non, magari se vi avvicinate un attimo. Non è vero, per me sei nuovo. L'età è una questione di numeri, eh. Sì, no, dopo approfittiamo del fatto. Ecco, no, perché c'è si è scritto. Silvia, vai! Vai. Allora, mi sono persa più o meno tutto, quindi non so se ripeterò. Ho sentito un attimo Fabrizio che parlava di transition e di transition come modello a cui eventualmente ispirarsi per questa associazione. Siccome io faccio parte delle Transition Town, posso dire che è un modello leggermente diverso, nel senso che sappiamo tutti che si basa sui due pilastri, perché il picco del petrolio e il cambiamento climatico, e di qui cerca di fare una società resiliente, ovvero una società che si adatti a vivere in un mondo futuro prossimo in carenza di risorse. E questo significa che l'obiettivo primario è fare politica, però senza bisogno,
di creare un partito politico, nel senso che il dialogo si fa con l'amministrazione locale, cioè si pensa, si agisce localmente e si pensa, come hai detto tu Fabrizio, globalmente. Significa che per noi, per la transition, la politica nazionale perde significato, perché in ogni caso non vedi che Non si un sente più governo niente. non prenderà mai le decisioni necessarie, che sono quelle di fare energetica in tempo, e soprattutto all'interno della politica nazionale ci sono interessi economici troppo forti che influiscono sulle decisioni politiche vere e proprie. Quindi questo è il senso della transizione, agire a livello locale. E quindi in questo senso è molto diverso da quello che credo voglia fare questa associazione, che si interessa di problemi ambientali, energetici, nutrizionistici, di sovranità, di diritti e così via. Di sovranità, E di che piena sovranità diventa quasi alimentare, più insomma. un centro di studi che Sta anche qua, sì. non riesce, secondo me, ad avere una incidenza forte a livello politico. In ogni caso, ritengo che sia anche piuttosto inutile, purtroppo. Più o meno questo è il senso delle cose che avevo detto un'altra volta e quello che mi ha sempre bloccato dall'agire a livello partitico. Questi sono i dubbi che ho a livello politico. Quello che proponevo fa è riuscire a parlare di più tra noi, nonostante Skype e le connessioni, in modo tale da creare, cioè che cosa siamo? Io conosco Paola, ma Paola che cosa fa? Vorrei saperne di più in modo tale da poterle eventualmente aiutare o darmi idee o ricevere da lei idee su quello che faccio io. Io posso mettere la mia esperienza, le mie conoscenze a livello Verranno loro. Vengo a Bologna, Silvia, vengo a trovarti a Bologna. Incontrerai anche lei il prima possibile. Questo è il mio caso. E anche per tutti gli altri. Carlo, ho scoperto adesso delle doti di Carlo a livello di comunicazione che possono essere fondamentali. Ecco, io penso che dovremo andare a settembre, quando ci sarà riunione, con una conoscenza a livello di amicizia tra noi, cioè non riusciamo ad essere locali, facciamo rete allora. Punto. Bene, giusto. Ok, quindi agiamo a livello locale per diciamo, superare tutti gli E ostacoli conosciamoci fra che noi. stanno sul livello globale, cioè i grandi conflitti di interessi, lobby, Cioè, eccetera, eccetera. E secondo solo così li voi, possiamo è schivare. possibile riuscire a parlare con il PD? Secondo voi è possibile riuscire a parlare col PD a Certo. livello nazionale? Non credo. Sì, Forse è ci possibile. riusciamo a Possiamo livello parlare con le singole regionale. Cioè, io persone. posso farlo con le amministrazioni se riescono a capire che l'interesse economico in questo momento non è l'interesse primario. Boh, di questo ne discuteremo. Comunque non, nella mozione questo Un'idea, non c'è, ovviamente è un'idea, cioè, se ne è già parlato anche in altre sedi. Valuteremo, insomma. Noi più che altro cerchiamo persone qualificate, cioè, che veramente siano interessate al progetto. Se potessimo trovarla anche problema è che nell'ambito del abbiamo poco PD. tempo, e cioè sono pochi gli anni che abbiamo, e questo un po' perché nascono le transition? Perché abbiamo 20 anni davanti per poter fare. 20 anni sono niente, quindi occorre concentrarsi proprio sul problema pratico. Questo è il senso un po' dell'impegno che io credo dobbiamo fare oggi. Siamo dentro un dirupo, ma ci siamo davvero a precipizio, Certo. giusto? Non c'è più tempo. E allora, se è necessario agire Beh, immediatamente. prima sensibilizzare prima di agire. Purtroppo c'è gente che vive completamente Siamo già all'oscuro di tutti sensibili? questi Io mi chiedo, problemi, noi siamo già queste sensibili? problematiche. Noi siamo sensibilizzati, Cioè, ma dobbiamo cercare di quanti di voi raggiungere. conoscono? Quanti di noi conoscono all'interno del gruppo, Paola,
Paola, ad esempio, quanto conosce lei, non è polemica, è proprio io come io non conosco tante cose, quanto conosce, mi riferisco a lei perché è la persona che ho sentito prima, quanto conosce lei del Picco del Petrolio? Molto. Molto? Sì, sì. Ottimo, ecco. Che allora, torna. Tutti noi... È un esperto del Picco di Petrolio e delle risorse. Sì, sì, lo conosce. Michele Governatori. Ecco, benissimo, benissimo. Allora, quello che sa lei, magari ho bisogno di conoscerlo io. Quello che so io, magari Simone non lo sa. E allora, partendo da qui, dalle mie conoscenze, dalle conoscenze di Paola, così forse che riusciamo a condividere questo nostro tipo di associazionismo e a creare consapevolezza negli altri e a parlare con le amministrazioni. Scusate, ho finito. Sì. Silvia, l'associazione è nata per quello, no? Per scambiarsi idee, per scambiarsi informazioni. Quindi quello che so io non sei tu, quello che sei tu lo sa Simone, quello che... le associazioni nascono per quello, per portare competenze, come ti ha detto Simone, no? Simone ha detto noi cerchiamo persone competenti per scambiarci le idee e le informazioni, no? Creare una prima base di attivisti effettivamente qualificati, diciamo, e poi estendere questa base sempre di più, sensibilizzare l'opinione pubblica, andare avanti finché tutti non sappiano, insomma, quali sono le vere problematiche nostre e le soluzioni. No, no, vabbè, affiancheremo anche l'azione. Vabbè, l'azione sta nella mozione programmatica che immagino tu abbia già letto, no? Sì, e che poi ovviamente con i vari emendamenti del caso comunque le cose verranno decise più in là. Che non so, a questo punto forse sarebbe il caso di leggerla. Fabri, leggila tu, dai, su. A te l'onore. Ecco qua. Mi si faceva notare proprio adesso che la mozione è molto ambiziosa. Sì, è vero. Certo, è vero che è ambiziosa. Dobbiamo avere una visione, se non abbiamo la visione... Beh, i numeri, insomma, Si iscriva a parlare, se dobbiamo. No, infatti. No, ma infatti è giusto, secondo me, che dovresti, secondo me, intervenire. Anzi, se vuoi ti lascio la parola. Vabbè, allora dunque, la mozione programmatica cerca di dare un'analisi, anche questa è una mozione molto diversa dalle mozioni che si vedono in Casa Radicale, a proposito delle discontinuità. I primi 3 punti sono assolutamente prodromici a quello che si dice dopo. Primo punto, invertire la rotta. Stiamo senza dubbio vivendo un periodo di cambiamenti epocali, crisi energetica e climatica, esaurimento delle risorse, una minaccia alla biodiversità mai riscontrata prima d'ora. La stessa crisi economica e sociale risiede nei limiti ecologici del modello di crescita infinita, incompatibile con i limiti fisici della Terra. Fino ad oggi abbiamo usato materie prime e combustibili fossili come fossero inesauribili, nell'illusione che successive scoperte di giacimenti avrebbero reso possibile la continuazione della kermesse consumistica. In aggiunta, la riforma del WTO e la deriva globalista ha permesso per un ventennio di sostenere il sistema consumistico, sul quale si fonda appunto il paradigma della crescita infinita, elevata produttività attraverso l'esternalizzazione dei costi di produzione a scapito dell'ambiente, diritti civili ed umani. Insomma, ci ricordiamo in questi giorni cosa è successo a Dhaka, insomma, no? Ma è uno degli ultimi episodi. Oggi tocchiamo con mano il prezzo pagato per la, tra virgolette, crescita, delocalizzazione e desertificazione dei tessuti produttivi locali, precarietà strutturale, esclusione sociale, caratterizzano gli scenari delle nuove povertà in Occidente che fanno da contraltare alle nuove schiavitù nel sud del mondo. Beh, insomma, la politica ha perso, insomma, no? Quindi, a proposito della ventennale desertificazione, beh, insomma, poi questo ha contato e conta, quindi o si decide di rigovernare, di tornare a governare queste cose, o se no diventa anche così abbastanza inutile la politica.
un nuovo patto repubblicano. Siamo al capolinea di un sistema e occorre prenderne coscienza. Sappiamo di non poter continuare ad inquinare come facciamo ora e che non riusciremo a soddisfare per sempre la nostra fame di energia e materie prime. Così come appare impensabile proseguire politiche di compressione di quelle tutele e diritti sociali che hanno aggravato le già odiose diseguaglianze sociali e che sempre di più minano le fondamenta la convivenza civile. Sostenere le inderogabili istanze ecologiste coincide con la nascita di un nuovo paradigma necessario per poter rigenerare un pianeta ferito e rinnovare un impegno tutto radicale per la difesa e l'estensione dei diritti civili, umani, per creare un contesto strutturale diverso, un nuovo patto repubblicano che veda nella creazione degli Stati Uniti d'Europa un elemento strategico di fondo. Queste cose vanno congiunte, non c'è una modernizzazione dell'Italia e poi l'integrazione europea. Come dire, anche oggi, che momento in cui per fortuna è stata messa da parte questa convenzione per le deforme, come chiamo io, la circonvenzione della Costituzione, ma si vorrebbero fare delle riforme costituzionali, vedi presidenzialismo, semipresidenzialismo, che vorrebbe dire lo scippo definitivo, insomma, no? Perché comunque come dire, significherebbe l'incoronazione di un sistema oligarchico, in sostanza, no? E la messa da parte di quella Costituzione che invece è strutturata attorno a un concetto inclusivo e cooperativistico. Soluzioni locali e per problemi globali, paesaggi di transizione. Da questo punto di vista la decrescita, tra virgolette, felice appare accomunata nelle sue linee essenziali alla medesima radice dirigistica del modello della crescita infinita. La grande sfida è infatti quella della rilocalizzazione delle pratiche sociali e culturali, della ricostruzione di quel rapporto tra umanità e territorio dal quale deriva il concetto di paesaggio, inteso come una determinata parte di territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e o umani e dalle loro interrelazioni, quindi il discorso che si faceva prima. Il compito della politica è quindi quello di innestarsi con la transizione. Silvia qui faceva riferimento al concetto di città della transizione, ha ben spiegato di cosa si parla. Molto probabilmente, insomma, qua pesa anche un po' i miei interessi urbanistici, probabilmente noi possiamo ridefinire questa strategia se, come dire, è una strategia a rete e non per punti. E quindi probabilmente forse conviene parlare più di paesaggi della transizione, anche perché non esiste una città avulsa dal contesto, cioè è il contesto che fa la città, non il contrario. Quindi costruire quindi percorsi partecipati per creare non solo produzioni sostenibili, ma anche insediamenti umani sostenibili e resilienti come parti integranti e partecipi dei sistemi naturali. Appunto questi paesaggi di transizione. Cura della terra, cura delle persone, condivisione ed equità rappresentano i punti nodali di una riprogettazione sostenibile bottom up. E quindi, cioè, noi dovremmo cominciare, e qua ecco, amplio un po' il discorso di Silvia, lei parlava della centralità, dell'agire sul concreto del territorio, no? Quindi localmente, insomma. Occorre però farlo, come dire, appunto, sempre in un concetto di rete, dove le linee guida dell'agire del locale siano poi, come dire, connesse a una visione più globale. Quindi noi abbiamo individuato quattro obiettivi, quattro aree prioritarie nel periodo da maggio a settembre. Il primo è salvare il paesaggio dalle aggressioni, rappresenta una priorità di fondo. Qua vorrei fare un inciso. Allora, qua anche nel discorso di insediamento di Letta si è fatto riferimento a appunto al lui non ha utilizzato questa dizione, però per intenderci alla riattivazione di aspetti tipo il turismo, i beni culturali, no? Insomma, discorsi che noi sentiamo da 30 anni in realtà. Il problema però qual è? Il problema è che da una parte la classe politica, un po' di tutte le parti, afferma appunto la centralità di questi aspetti, anche per creare valore aggiunto, occupazione, eccetera. Dall'altra parte noi continuiamo a saccheggiare il territorio. Il primo punto
va a colpire appunto la questione delle trivellazioni, appunto che quindi in questi anni stiamo assistendo ad una intensificazione delle trivellazioni destinate all'estrazione del petrolio e gas, contribuendo ad aggravare ulteriormente i problemi di dissesto idrogeologico e di inquinamento ambientale del nostro paese. Le analisi e le opposizioni nei confronti di queste attività estrattive viene demandata ai numerosi comitati e associazioni che sorgono spontaneamente ogni volta che il territorio viene aggredito, quindi si tratta di comitati locali. I radicali ecologisti appunto vogliono agire in rete. Quindi ci impegniamo prioritariamente alla creazione di un database per la raccolta delle analisi che sono state sviluppate finora in modo autonomo dei tanti comitati locali, quale base per attivare una rete di coordinamento degli stessi per sviluppare appunto sinergie e dare una voce unitaria alla protesta a livello nazionale ed internazionale. Ci si sta muovendo anche l'UNESCO si sta cominciando a muovere su questi aspetti. Il fatto delle trivellazioni sono necessarie, però insomma, come dire, noi abbiamo già detto che come dire, le materie prime non sono necessarie, ma noi stiamo andando verso un esaurimento, ma oltretutto noi rischiamo ancora una volta di inseguire una strada vecchia, quando per esempio, tanto per dire, si è parlato fino a qualche anno fa di rimettere le centrali nucleari, quando in Italia la rete appunto di distribuzione disperde oltre il 20% dell'energia condotta, quindi probabilmente cominciamo a fare le cose serie prima di pensare a distruggere paesaggi per come dire, cercare petrolio che non si sa che profondità sia, che costi abbia, che qualità abbia, con tutti i nessi e connessi. Molto probabilmente converrebbe forse intanto utilizzare bene quello che c'è e avviarsi verso, diciamo, una indipendenza progressiva dai combustibili fossili, e in questo intervengono gli altri due punti. Intervenire sulle dismissioni del demanio agricolo dal decreto 66 del decreto Salva Italia, dall'articolo 66, scusate, attraverso una specifica iniziativa tesa alla proposta di progetti di valorizzazione sostenibile del bene pubblico. L'obiettivo è quello di mantenere il carattere appunto pubblico dei beni e contestualmente agire sul bando ministeriale che dovrebbe essere pronto il 30 giugno se riescano a farlo, con proposte tese a creare condizioni di favore per nuove imprese agricole e attività connesse. In buona sostanza, qua come sapete abbiamo un deficit spaventoso, insomma, no? Questi che si sono inventati hanno messo in piedi, diciamo, una macchina gigantesca di dismissioni sia immobiliari che appunto di edifici, insomma, ma anche di terreni. Ora, questi terreni sono stati pagati con i nostri soldi, non è che sono piovuti dal cielo. L'articolo 66 introduce una discrezionalità del Ministero delle Politiche Agricole nella dismissione di questi terreni. Quindi io, Ministero, decido questo sì, questo non. Noi abbiamo avuto molti casi, ci sono molte inchieste in corso sulle cartolarizzazioni, sulle dismissioni, eccetera. Cosa vogliamo fare? Noi vogliamo mantenere la proprietà statale, intesa come comunale, provinciale, regionale, eccetera. Vogliamo però metterci anche chiaramente nei panni di dare una risposta finanziaria nel discorso della gestione. Questi terreni possono essere dati in concessione con dei parametri ben specifici che vanno messi nel bando, quindi delle linee guida di valorizzazione sostenibile. Ad esempio, pensiamo anche a livello fiscale, potrebbe essere interessante darli a giovani imprenditori, quindi dai 40 in giù, per esempio. Possiamo per esempio introdurre che, e questo potrebbe anche essere interessante, che vengano agganciati fondi FESR, fondi comunitari per i territori svantaggiati. Quindi da una spesa, perché chiaramente noi come Stato paghiamo per la manutenzione di questi terreni, manutenzione poi raramente viene fatta, possono diventare motivi di creazione di impresa, di finanziamento, e l'occasione importante potrebbe essere quella di introdurre il concetto di agricoltura di prossimità, cioè nel senso, noi dobbiamo ricominciare a creare lavoro vero, a produrre cose per davvero,
cose di qualità, ridurre il consumo di combustibili, che può passare attraverso la ricreazione di nicchie produttive locali. Quindi l'agricoltura in questo è fondamentale. A questo le attività connesse si intendono attività culturali, perché chiaramente su questi terreni molto spesso insistono casali storici, immobili, eccetera. Quindi questi immobili, per esempio, possono essere valorizzati sia a livello produttivo, sia a livello, per esempio, turistico, culturale, espositivo, eccetera. Insomma, quindi questa è la nostra battaglia su questo tema. Terzo punto, con l'obiettivo di ridurre in modo significativo la dipendenza dal sistema agroalimentare, dalla chimica, dai combustibili fossili, nonché per promuovere pratiche produttive maggiormente rispettose dell'ambiente e della dignità degli animali, si propone l'istituzione di un gruppo di studio teso a verificare e implementare tutte le necessarie iniziative tese a redigere proposte per l'abolizione dei sussidi all'agricoltura e agli allevamenti intensivi. Quindi torniamo al punto precedente, dobbiamo creare un tipo di agricoltura diversa. Noi oggi, per ogni caloria di cibo che mangiamo, quella caloria per produrla ci sono voluti 9,6 calorie di energia. Quindi noi sostanzialmente con i sussidi in realtà andiamo a sussidiare non l'agricoltore, che ormai stanno in bancarotta, andiamo a sussidiare solo i grandi allevamenti, andiamo a sussidiare la filiera chimica, farmaceutica, petrolifera, eccetera, che permette la convenienza, diciamo una finta convenienza, che poi paghiamo in altri termini, sanitari, eccetera. E quindi noi in realtà andiamo a finanziare queste multinazionali, non andiamo a finanziare l'agricoltura. Quindi in questo senso, e poi dopo verrà detto, siccome in Europa, in Italia ancora si dorme, però in Europa si sta cominciando a mettere in discussione la PAC, la politica agricola comune. E addirittura in Francia, che è la roccaforte, no? Anche perché loro hanno avuto un sacco di soldi per questa PAC, i radicali di sinistra francesi stanno cominciando a mettere in discussione in Senato queste politiche, cominciando a lavorare anche sulle reti degli agricoltori. Ecco, in queste cose noi poi le dobbiamo fare, a proposito di alleanze, perché poi le alleanze sono anche sociali, noi dobbiamo andarle a fare con gli agricoltori. I giovani agricoltori sono imbufaliti su questa roba e nessuno gli dà retta, ovviamente, perché devono sussidiare Cremonini e tutto il resto. 4. Rilancio delle iniziative riguardanti la mobilità sostenibile, anche in un'ottica di riqualificazione urbana, di sicurezza, di rimodulazione della ripartizione dei fondi per il trasporto pubblico. Si propone l'adesione alla proposta di legge per la mobilità sostenibile, promossa da Rete Mobilità Nuova, dove noi siamo già, e il sostegno alla petizione Aria Pulita, promossa da Genitori Antismog. Questa è una cosa fighissima, che sostanzialmente sono dei genitori che, a proposito di risposte locali per risposte globali, qua si chiede una serie di misure, alcune di queste sono molto amministrative, se volete, atte a una riduzione, insomma, dei valori inquinanti, ma anche per la sicurezza dei bambini, a spazi urbani, diciamo, zone 30, eccetera. Quindi questo qua incrocia l'idea di paesaggio resiliente, incrocia il tema dell'energetico, insomma, qua l'energia, il tema dell'energia è in tutti e quattro i punti. E città a misura d'uomo. E città a misura d'uomo, donna e bambino. Non di auto. E anche qui c'è una questione finanziaria. Noi come Stato, tutti noi prendiamo i mezzi pubblici, ci è capitato, ci capita ogni tanto, la grandissima parte dei fondi, dei soldi nostri messi a disposizione per il trasporto, la gran parte vanno per finanziare opere di lungo tragitto, molto viene preso dalle autostrade, dalle superstrade, dalle TAV, eccetera. Pochissima parte viene destinata al trasporto pubblico locale, che infatti è andato in bancarotta, che però è chiaramente quello più utilizzato. Quindi probabilmente c'è anche una questione di priorità da mettere in discussione, soprattutto in un momento di crisi dove le persone cercano, come dire, anche culturalmente, non solo a livello di portafogli, di uscire da una gabbia che comunque poi si traduce, per esempio, che su uno stipendio di 1000 euro un quarto e anche di più va per benzina, assicurazione, bolli. Quindi
anche proclamare il diritto alla mobilità sostenibile significa, come dire, proclamare una idea anche di democrazia economica, perché non tutti possiamo permetterci di andare in macchina, cioè chi lo vuole fare lo può fare, non siamo certo noi a impedirglielo, però per esempio il Comune di Roma ha fatto un'inchiesta, 500.000 di romani che attualmente utilizzano la macchina in pianta stabile vorrebbero usarla o di meno o non usarla più, o usarla per uscire la sera, ma andare per esempio in macchina appunto per che ne so, andare fuori Roma, eccetera. Quindi c'è anche una domanda: a Roma in 3 anni neanche la popolazione che va in bicicletta tutti i giorni, che ha tolto completamente mezzo pubblico, mezzo privato, eccetera, è di oltre il 5%. In una città grande 1000 km². Quindi dallo 0,4 che era. Dallo 0,4. Allora, qua poi termina, le modalità operative. Noi siamo intervenuti sulla necessità di frequentarci, di creare una comunità creativa, di condividere esperienze, di fare sintesi, di creare capacità appunto intellettuali nuove, senza le quali, secondo me, è inutile parlare di nuova politica, eccetera. Sono le persone che fanno la politica. Allora mettiamo al centro le persone. In questa associazione abbiamo proposto 2 cose molto semplici. Allora, la prima è allora abbiamo bisogno appunto di frequentarci. La cosa che fa un'associazione normalmente qual è? Le riunioni, no? Proponiamo di fare delle riunioni, però vogliamo farle in una maniera nuova. Non vogliamo fare le riunioni dove ci si vede e ci si racconta la propria vita, vogliamo fare delle riunioni creative e operative, riunioni tematiche dove vengono affrontati questi punti che vi ho appena detto, quindi ci lavoreremo insieme, quindi saremo un direttivo unico, cioè non c'è il direttivo, cioè lavoriamo insieme su queste cose, lavoreremo su delle questioni già aperte. Noi siamo intervenuti sulla questione di termovalorizzatori, anche là un'altra truffa finanziaria. Abbiamo cominciato a intervenire con degli oncologi sugli effetti nelle zone dove appunto questi termovalorizzatori insistono, sull'incidenza di malattie appunto riconducibili appunto all'oncologia. In particolare abbiamo cominciato ad introdurre il tema del latte materno, perché tra le varie diciamo nei vari studi le maggiori incidenze le ritroviamo nella popolazione femminile, e la questione del latte materno è fondamentale, perché è anche, come dire, sta diventando un'emergenza sanitaria, anche se non se ne parla molto, perché chiaramente anche il parto cesareo. Però ecco, la questione femminile in questa associazione, qua non c'è stata la possibilità di, nella mozione, perché noi avremo 6 mesi per lavorare, però quando noi parliamo di anche questione demografica, questione di diritti, pari opportunità, democrazia nel mondo, cioè noi dobbiamo mettere poi al centro come dire, appunto la questione femminile, perché poi in Italia in particolare, ma non è che nel resto del mondo, siamo molto più avanti, c'è ancora tantissimo da fare. Quindi latte materno è uno di queste, poi ecco, sicuramente c'è la parte riguardante la cultura, eccetera. Abbiamo voluto mettere la questione della costituzione, delle riforme costituzionali, quindi noi vogliamo parlare di politica, non vogliamo fare il club Rotary, vogliamo cominciare ad andare a studiarci insieme la Costituzione, a vedere come funziona, come vogliamo che funzioni, perché sennò che linea politica porti avanti. La PAC già l'ho detto, e poi appunto si è già introdotto il tema del biocentrismo in luogo dell'antropocentrismo, il tema dell'antispecismo. Vorremmo come dire, approfondire questo tema, capire che cos'è veramente, perché poi molto spesso si prendono posizioni come dire, così, diciamo, abbastanza superficiali su tante cose, quindi entriamo quindi nel merito di tutte le questioni che abbiamo detto. Queste sono le riunioni, quindi qua dovremmo anche decidere in base alle nostre disponibilità, 1 al mese, 2 al mese, insomma, eccetera, vedere un giorno istituzionale. Secondo punto e ultimo, istituzione di workshop, cioè nel senso, noi abbiamo bisogno di specializzarci, le riunioni, come dire, hanno senso se poi ci sono dei gruppi di lavoro che relazionano.
Cioè io ho la passione per l'urbanistica, se dobbiamo, insomma, ho competenze là, non ho competenze nel tema dell'energia, non posso relazionarvi nulla sull'energia, c'è chi lo potrà fare, eccetera. Quindi abbiamo pensato a questi workshop. Allora, uno ovviamente è il agricoltura, alimentazione, energia e risorse. Uno. Cultura e formazione storica. Un altro di cui non abbiamo parlato, che però secondo noi è fondamentale, diritti civili, democrazia, trasparenza. Un altro è impresa, l'altro poi urbanistica, territorio, mobilità e l'ultimo web, comunicazione open data. Abbiamo pensato a queste cose in maniera tale che chiunque voglia portare avanti dei temi che possano rientrare in queste aree, comunque se non rientra può proporre dei workshop. La nostra associazione anche in statuto è strutturata sul gruppo di lavoro, cioè la politica nella nostra associazione e sui gruppi locali. La nostra associazione da un punto di vista gestionale in realtà a livello politico contano più workshop che il direttivo, che è un ente di coordinamento in sostanza, cioè, quindi ecco, pensiamo anche a magari oggi che siamo un po' tutti qui di magari farci venire qualche idea su come vederci, quando vederci, su chi vuole fare cosa, si può far parte di più workshop, si possono proporre altri workshop, nel senso dice io sono interessato a propongo questo, basta, questa è la mozione, quindi abbiamo cercato anche proprio di metterci nell'idea di creare questa comunità creativa. Tutto quello che hai detto c'è scritto, però trovate... No, perché hai parlato parecchio e hai detto delle cose molto interessanti, non so se sono tutte lì. Sono elencati i convegni, le riunioni, alcune proposte stanno. Bene. Dire soltanto una cosa, no? Scusate il mio pragmatismo dato evidentemente dall'età, ma come pensate obiettivamente, come pensiamo di rapportarci con gli altri? Perché tutte queste cose che comunque adesso sono state dette da Fabrizio eccetera sono interessantissime, ma hanno anche bisogno forse di una platea un po' più ampia. Può darsi c'è qualcuno che può comunque aiutare il gruppo, i radicali ecologisti in qualche modo specifico? Avete qualche idea? Cioè c'è qualcuno che può proporre qualcosa? Perché sinceramente altrimenti diventiamo un po' così fossilizzati. La mia proposta era appunto quella di collegarci a delle forze politiche, a cui portare il nostro contributo culturale, queste proposte, laddove, ho parlato di Sello, ho parlato della parte del PD sana, ho parlato insomma di situazioni che abbiano una rappresentanza anche politica, senza la quale, come tu giustamente dicevi, è inutile. Questa roba va tutta, sono cose meravigliose, ma anche perché se io vado a parlare con degli agricoltori che conosco nei dintorni di casa mia e gli dico, e loro mi chiederanno, ma queste istanze bellissime, chi le porta avanti? Radicali ecologisti. Cioè, ecco, questo è quanto. Vabbè, è ovvio che tutto quanto comincia dalle persone, quindi ognuno deve responsabilizzarsi e, certo, e fare quello che può fare. Cioè, noi più che pubblicizzarci, però comunque per esempio siamo già stati contattati da alcuni esponenti di radical gauche, radicali francesi, insomma, di sinistra, che sono sempre interessati a quello che diceva Fabrizio, la costituzione di un partito radicale europeo. E niente, si potrebbe fare rete in primis con loro e con i radicali olandesi e danesi. E noi a livello locale, dici? No, non hai risposto a quello che ha detto lei, scusa. Dunque, come ti chiami? Daniela proponeva un problema più concreto. Io sono perfettamente d'accordo, colleghiamoci con tutti i gruppi, poi ho detto anche a parte i francesi, anche in Italia c'è il gruppo di Viale, ci sono i radicali di Verona, benissimo, facciamo tutto ciò, ma se vogliamo continuare ad agire abbiamo bisogno di avere un collegamento con delle forze rappresentate in Parlamento, delle forze che possano agire o comunque rappresentare. Sì, ho capito, ma se ci strutturiamo. Ho capito, vabbè, io fino a quel momento sarò paralizzato.
Fino a quel momento sarò paralizzato. Vabbè, benissimo, d'accordo. Allora, giocherò a scacchi fino a che non vi sarete strutturati. Sarà perfetto così. E ogni volta viene fuori la stessa cosa. Allora, vabbè. Allora, le comunità creative funzionano se tutti ci ascoltiamo, vabbè, andato. Allora, qui le proposte vanno strutturate politicamente. Stiamo nascendo, non è il caso di fare tutto questo, stiamo nascendo, ci stiamo strutturando. Sì. Io penso che in due mesi... In due mesi penso che abbiamo fatto già moltissimo. La gratitudine di venire qua, non aver mai fatto niente e pensare di dover fare chissà che cosa, è impossibile. Ognuno di noi ci deve mettere qualcosa dentro, ci dobbiamo strutturare una volta, sennò cosa Scusa, andiamo, Paolo, però cosa andiamo a... Cosa andiamo a portare a qualsiasi forza possibile, immaginabile o a qualsiasi scritto? Prima ci dobbiamo strutturare. Certo, ma è giusto. Le idee sono sia cercare consensi nel mondo radicale sia esterno. Tutto quello che stiamo facendo già da un po' di tempo, loro sono andati a Pontassieve, abbiano preso contatti con la rete Mobilità Nuova, con Milano, con Verona, ci stiamo strutturando, non si può pensare che adesso noi andiamo da una forza politica in Parlamento e diciamo eccoci, chi siete? Cosa avete fatto fino adesso? Per cui adesso siamo quattro gatti, questi quattro gatti stanno cercando di strutturarsi. Adesso siamo noi, poi io porterò i miei, lui porterà i suoi e diventeremo qualcosa, qualcuno, cominceremo a essere un pochino più di 10, saremo 20, saremo 30, 40, 50, come le cose nascono in... Pannella quando andò via dal Partito Radicale erano in quattro, cioè... Ma tutti, ogni volta, quando, anche quando Sel si sta decise di essere Sel erano pochi, quindi... Dico Sel per dire qualsiasi altra cosa, però se già dall'inizio dobbiamo fare chissà che cosa o pensare di essere chissà che cosa per andare a parlare con una forza politica, non è il caso. Noi abbiamo bisogno di tempo per strutturarci, arrivare ad ottobre con la nostra bella assemblea, mettere assieme tutte le nostre competenze, chi potrà porterà altre competenze e poi a ottobre tireremo le somme, ma non adesso, adesso è assurdo, siamo troppo pochi. E ogni volta Luciano dice la stessa cosa. C'era Andrea Nurcis che voleva intervenire via Skype. Vai. No, a parte che quello che dice Paola, che ha detto Paola adesso lo condivido, insomma, è meglio prima fare le cose, insomma, per, non dico per piccoli passi, ma con calma, perché anche prima Silvia diceva una cosa che condivido, prima dobbiamo anche conoscerci, conoscere le potenzialità di ognuno di noi e tutto quello che ognuno di noi può offrire, no? Però poi ci sono anche alcune cose importanti, per esempio parlare con le forze parlamentari oggi, al di là che noi siamo quattro gatti che non contano nulla, però ad esempio, cioè, sappiamo che per esempio per quanto riguarda il problema dell'agricoltura ci hanno messo personaggi come Formigoni, no? Allora che dialogo si può avere con la politica oggi, con tutte le cose che noi vorremmo proporre, ecco, che dialogo potremmo avere con quello che si sta creando a livello governativo? C'è un'altra cosa, prima si parla dentro del trasporto, che Silvia forse non l'ho seguita dall'inizio, però. Puoi alzare un po' la voce, scusa, che già si sente, non si sente molto bene. Già dovevamo cominciare alle 5, siamo stati graziati di un quarto d'ora. No, scusa, vuol dire, prima ho sentito che stavate parlando delle transition towns. È importante dire, ad esempio, che questo movimento è stato anche l'anno scorso, mi pare, premiato dall'Unione Europea ed è stato invitato a Bruxelles. L'Unione Europea ha proposto agli esponenti di questo movimento di creare un modello, e quindi sono anche osservazioni a livello di come possiamo dire istituzionale, no? Quindi non si tratta, si tratta effettivamente di un discorso che è nato poco tempo fa, ma che sta assumendo anche una valenza politica molto importante, monitorata anche dalle istituzioni. Quindi insomma credo che siano anche questi i canali sui quali soprattutto dovremmo concentrarci più che basarci su una politica che purtroppo non esiste. Mi sento più. Non ci senti perché non stiamo parlando? Noi ti sentiamo? Sì, no, va bene, eccomi. No, ho finito, più o meno ho detto quello che volevo.
Bene, purtroppo qua il tempo stringe, dobbiamo votare la mozione, prendere anche le candidature per il collegio di garanzia, perché oltre noi come organo abbiamo, oltre al direttivo abbiamo anche il collegio di garanzia che poi esprime in seno adesso il presidente, che è un po' quello che fa le veci, insomma, un po', diciamo, del Presidente della Repubblica in Italia, quello che dovrebbe fare il Presidente della Repubblica in Italia, cioè verificare la corrispondenza tra lo statuto e poi le modalità di esercizio dello statuto stesso da parte del direttivo. Quindi, niente, passiamo, cioè le elezioni dei due organi sono svincolate, il direttivo è vincolato alla mozione programmatica, che è questa qua, ce ne abbiamo una sola, quindi sì. Ma l'eventuale candidatura e elezione di nuovi membri del direttivo nel caso ci fosse? Quelli che hanno votato la mozione, quelli che hanno firmato la mozione vengono eletti al direttivo e sono quei 7. E basta? Cioè non si prevedono nuove candidature nel direttivo? Sì, certo. No, no, ma volevo solo capire se proceduralmente è possibile oppure no, perché si era parlato di ridiscutere il direttivo, cioè il direttivo resta questo, quindi... Il direttivo è quello lì, quello che ha firmato la mozione. Ah, ok. Sì. Il direttivo poi elegge un tesoriere e un segretario, ok? Questo è sempre il retaggio delle richieste, erano delle cose che ci chiedeva il dover essere riconosciuti. Chiaramente il direttivo, essendo un organo collegiale, noi dobbiamo essere per forza dispari, perché sennò cioè rischia di bloccarsi. Quindi nel regolamento, visto che comunque questo direttivo, ma come tutti gli organi, la mozione e tutto il resto, sono, diciamo, a proposito di transition towns, no? Da qui all'assemblea ordinaria abbiamo fatto, diciamo, una squadra, diciamo, che, come dire, ha delle competenze specifiche che già si conosce, eccetera, ma sono aperte comunque le candidature per il collegio di garanzia, così come sono aperte tutte le possibilità per quanto riguarda i workshop. Quindi diciamo che in realtà... sì, che devo fare? Se mi fanno le domande devo rispondere. Niente. Quindi noi dobbiamo votare la mozione e dobbiamo votare le persone che si candidano individualmente per il collegio di garanzia. Io per abbreviare i tempi sto facendo girare un foglio, ne approfitto perché io non ho i contatti di tutti, dove c'è nome, cognome, email e telefono, anche chi me l'ha già dato me lo rimetta là, per essere... Salve a tutti, mi chiamo Valentina, ciao, io sono nuova e diciamo che ho sempre partecipato a realtà politiche già preesistenti e quindi con vecchie formule che non si adattano proprio più né alla storia né alla memoria, e quindi sono qui perché voglio imparare, crescere, partire dalla Costituzione e da lì riuscire a sensibilizzare più persone possibili, e poi il gioco può cambiare solo così, basta. Quindi sono qui semplicemente a mettermi a servizio e niente, per riscoprire la Costituzione principalmente. Poi non ho competenze specifiche per ambiente o per altre cose, però il concetto che noi siamo soltanto una parte della piramide, non è che siamo in cima alla piramide, che l'ecosistema non è nato per noi, ma è un giardino che noi dovevamo coltivare e al meglio, e non l'abbiamo fatto. Niente, vorrei ricominciare da lì. Sono qui per questo. Sì, 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 già. Ok. Almeno al volo, sennò... Anche tu ricordo, no? Sì, no, secondo me il problema principale è fare gruppo da subito, certo. Cioè nel bene o nel male, cioè riconoscersi. Io mi chiamo Gianni, ho la tessera di un partito per correttezza in tasca, no per fedeltà, per correttezza, tanto andremo al congresso alla fine del prossimo mese, vedremo che succede. Come? No, Italia dei Valori. Sono stato pluricandidato più di una volta, ma comunque, ma al di là di questo, quello che, dove mi sento più onorato, che sono un dirigente della FIAP,
non so se conoscete la FIAP. Federazione Italiana Associazioni Partigiane, beh, lui la conosce senz'altro. Faccio parte anche dell'AMPI, la Costituzione ci consente la libertà di associazionismo. Ecco, e poi faccio parte anche dell'associazione Garibaldini per l'Italia, che l'abbiamo costruita qualche mese fa. Anzi, vi invito già da adesso, il 3 giugno organizzeremo, poi ne parlerò con Fabrizio, lo facciamo tutti gli anni, facciamo una sorta di, per rinvigorire la memoria su Al Giannicolo, dove si sperava che nascesse un'altra comunità. Prima Fabrizio ha parlato di territorio, il territorio è una cosa importante, questa è come la differenza che c'è tra nazione e patria, la patria è una cosa importante, la nazione è una questione di annettersi i territori e si allargano le nazioni, come hanno sempre fatto. A Roma non è che voglio fare qui una lezione di storia, insomma, anche perché la nostra Costituzione ha radici nella Costituzione della Repubblica Romana, che fu un grande tentativo riconosciuto a livello mondiale. Ecco, comunque poi ne avremo occasioni di parlarne. Ecco. Buon lavoro a tutti e grazie. Allora, passiamo alle votazioni. Sì. Le candidature le abbiamo raccolte per il collegio di garanzia? Perché dobbiamo fare questo collegio di garanzia adesso, Fabrizio? Lo lasciamolo la prossima volta, questo collegio di garanzia, no? Cioè, come se veramente quello non ci avesse insegnato niente. Lasciamolo la prossima volta, siamo troppo ingessati così, veramente. Non lo so, non lo trovo adesso fondamentale fare un collegio di garanzia, veramente. Va bene. Okay. Esatto, lasciamo quello, quindi lasciamo quello che c'era la volta scorsa. Beh, sì, così sono in due, sono pari. Va bene. Non ce ne vuole un terzo, qualcuno si vuole. Presidente, che dici, ce lo dobbiamo avere un presidente? O io se volete mi candido a presidente. Se è la figura di garanzia che vi serve, io mi candido a presidente. Tranquillamente. Ecco. Quindi votiamo collegio di garanzia. Se c'è un'altra persona. No, allora Silvia si è spostata in direttivo, quindi in realtà non c'è più, c'è solo Maurizio. Poi c'è Maurizio che dice che i radicali sono inutili, è andato con Grillo. No, Michele. Michele. Michele e Maurizio non lo so se è andato. Allora, il collegio di garanzia vogliamo lasciarlo quando siamo un pochino di più e lo facciamo quando siamo più iscritti e quindi ci sono più persone? Perché farlo adesso in 4 e 48 siamo pochi e mi sembra anche abbastanza inutile, tanto non è cosa deve garantire, non è che facciamo in questo momento delle cose che possono sconvolgere lo statuto, chissà fare che cosa. Io direi di lasciarlo quando siamo un pochino più corposi, almeno una cinquantina di iscritti, e così possiamo interpellare tutti gli iscritti, siete d'accordo? Sì. Siamo veramente troppo pochi. Velocemente, se siete d'accordo, raccogliamo altre due adesioni almeno. E se ci sono, io infatti l'ho chiesto. Vabbè, tutti candidi, no? Io mi candido da presidente. Vabbè, che è espressione del collegio di garanzia. Esatto, quindi okay. Basto anche io per adesso. Niente, se altre due persone, scusa, Gabriele. Vai. Giannotti lì? Io sono arrivata oggi. No, invece candidati. Secondo me, beh, ecco qua, ce li abbiamo. Dai, così si fai parte a tempo pieno di tutto. Perfetto. Ok. Quindi abbiamo tre. Siamo. E niente, poi se mettete i contatti, se volete essere ricontattati, niente, organizziamo una prossima riunione. A seguito delle elezioni interne, il nuovo direttivo è composto in ordine alfabetico: Cantarini Andrea, Cianci Fabrizio, De Vetag Maria Giovanna, Lelli Simone, Nurcis Andrea, Pardi Luca, Pattuelli Silvia. In base allo statuto verranno comunicati le deleghe interne. Per quanto concerne il collegio di garanzia, è composto da Paola Cossu, presidente, Gabriele Ciccarelli, Valentina Balduzzo. E contestualmente all'elezione del direttivo viene adottata la mozione programmatica di cui si è data lettura. I lavori assembleari sono conclusi, diamo appuntamento per i canali consueti per una prossima riunione con una convocazione via email. Ringraziamo ancora Liberi TV per le riprese. Grazie.